Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi con noi il tecnico del Bogliasco 1951, Daniele Magalotti. Ciao mister, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buonasera, grazie a te. Mister, partiamo da quella che è l'eredità che vi ha lasciato la serie di semifinale vinta in 3 partite contro la Waterpolo Brescia. Che cosa avete ricevuto da questa serie? Abbiamo ricevuto tanto perché siamo una squadra giovane e sapevamo, insomma, che ogni partita, sia di regular season che di playoff, soprattutto, potevamo trarre tante indicazioni, quindi è stata una prima partita combattuta ma vinta, poi alla fine abbastanza agevolmente. Il ritorno ho sbagliato tutto, completamente tutto, dall'approccio a tutto abbiamo sbagliato, non siamo mai entrati noi in partita in piscina proprio. E per poi avere la capacità, credo da grande squadra, in 3 giorni, insomma, di recuperare le forze più che altro mentali, di capire gli errori, lavorarci, seppur appunto, ripeto, in 3 giorni soli, però poi alla fine abbiamo vinto la bella, una partita abbastanza maschia, però insomma siamo riusciti a portarla a casa. Come giudichi il percorso compiuto dai tuoi ragazzi nella prima fase di questo torneo? Ma io mi sono lasciato andare, poi un allenatore deve sempre un po' stare attento a quello che dice ai ragazzi, insomma, ma gliel'ho detto un anno che mi fate girare col petto in fuori, no? Perché la parola orgoglio si usa forse un po' troppo facilmente, però in questo caso no, perché sono ragazzi che dal 5 di settembre, insomma, che lavorano duro, so di essere un allenatore molto esigente e di conseguenza non. Loro provengono da praticamente tutte le serie, dalla Serie B alla Serie A1, quindi da gente che arrivava da Recco addirittura, quindi tutti si sono calati in questa nuova realtà e in questa società molto ambiziosa che è retrocessa purtroppo 2 anni fa e quindi insomma è ancora una ferita aperta perché nessuno se l'aspettava, quindi è una società particolare in tutto, perché appunto un allenatore che è retrocesso è stato riconfermato e quindi questo ti fa capire insomma la possibilità che ti dà questa squadra di lavorare. Tornando ai ragazzi, insomma, io ho visto ragazzi, insomma, che volevano imparare qualcosa entrando in piscina e quindi ad ogni allenamento e si è visto, li ho visti aiutarsi tra di loro, li ho visti chiedermi, li ho visto insomma sputare sangue per cercare di tirar fuori qualcosa in più da se stessi e poi ovviamente ne beneficia la squadra. Assolutamente. Dove credi che questo gruppo possa ancora migliorare in vista di quello che poi è il momento clou in assoluto di questa stagione? Cosa possono fare? Dove possono ancora crescere questi ragazzi? Ma io dico un'altra cosa che un allenatore non dovrebbe mai dire, nel senso che hanno sorpreso anche me, no? Questi ragazzi, ovvio che a inizio stagione un allenatore considera i suoi i migliori al mondo, no? Almeno io sono fatto così, insomma, quindi quando partiamo quelli sono e per me sono i migliori e cerco di tirare fuori il meglio da loro. E ti direi una bugia se ti dicessi che insomma a settembre, se adesso a giugno inoltrato ci ritroviamo appunto in una finale, in una finalissima per andare in A1, ecco, non ci pensavo, ci speravo, non ci pensavo perché è veramente un gruppo che mi ha sorpreso, come ti dicevo prima, di giorno in giorno, quindi non e con questa mentalità andiamo ad affrontare questa finale perché non, senza porci dei limiti, quindi non, continuando a sorprendere un po' tutti, credo. E sabato, lo hai appena accennato tu, inizia la serie di finale playoff, gara 1 in casa alla Vassallo contro la DMG Nuoto Catania. Che partita ci possiamo aspettare? Ma partita durissima, sicuramente, insomma, il Catania è. Non si è mai nascosta dal fatto di aver costruito una squadra per salire in A1, quindi non è un attacco fortissimo. Adesso non inizio a fare i nomi perché rischio di dimenticarmene qualcuno, però
c'è un allenatore che lavora con questi ragazzi da tanti anni, quindi è forte in tutto, e di conseguenza non ho visto dei video e sicuramente insomma una squadra appunto allestita per salire. Però ripeto, non, con questi ragazzi, come ti ripeto ancora una volta, insomma, con la capacità che hanno avuto di sorprendere me e tutti, andiamo veramente sereni e con la voglia di confrontarci con una squadra come Catania, in un'andata e ritorno con una differenza reti, dove sicuramente insomma, è una novità perché non tutti i miei ragazzi sono abituati a giocare una partita che poi è a tutti gli effetti una partita da 8 tempi, insomma, per quanto Certo. poi separati da una settimana, però è una partita di 8 tempi, quindi saranno 2 partite dove ogni gol varrà non preso affatto, varrà molto, quindi bisognerà stare molto molto concentrati. Quali saranno i fattori decisivi per riuscire a conquistare poi la promozione in A1? Io voglio anche citarti quello che poi è un dato statistico. Si ritrovano di fronte due squadre che quando sono retrocesse insieme dalla massima serie. Ah sì, è una partita quella lì, purtroppo che ci ricorderemo tutte e due, perché poi il Trieste è andato a vincere a sorpresa a Siracusa, quindi noi stavamo giocando, lottando, ma non sapendo che eravamo retrocesse entrambe, quindi ce la ricordiamo ancora. E ora credo sia anche bello ritrovarci a giocarci la 1 e di conseguenza, insomma, la chiave sarà, faccio parte di una generazione dove ti inculcavano che insomma, le partite si vincevano in difesa, e insomma, più alleno, più capisco che è la verità. Quindi io poi ero difensore da giocatore, quindi a maggior ragione, e sarà la difesa la chiave per vincere, per mettere in difficoltà questo Catania. Quanto cambia nel vostro lavoro di preparazione e di avvicinamento alla serie decisiva la modifica apportata alla formula? L'ho accennato anche tu prima, non si gioca secondo lo schema tradizionale della serie al meglio delle tre, ma si gioca in due gare con il computo della differenza reti. Sì, come ti dicevo prima, cambia in questo senso, insomma, che non è, non, qui è ancora di più, no? Fino all'ultimo secondo vale, perché insomma, non è andata e ritorno eventuale bella, si gioca, basta, la partita è finita lì, indipendentemente dai gol che hai fatto, dai gol che hai subito. Qui no, qui conta tutto e di conseguenza, come ti dicevo prima, bisognerà stare attenti dal primo all'ultimo secondo, perché vale veramente tutto, tutto può condannarti oppure invece premiarti. Quindi, questa è una novità, ma sono contento anche di questo. Insomma, la società dal primo giorno mi ha chiesto di far crescere un gruppo di giovani, e far crescere un gruppo di giovani non vuol dire che non ci possano essere degli anziani, così tra virgolette. Quindi, ed è appunto quello che stanno facendo i ragazzi. Sicuramente ci sono dei giovani interessanti, ma senza gli anziani che poi possono insegnarti qualcosa da compagno di squadra, non vai da nessuna parte. Quindi, questo è il bello di questa squadra, insomma, questa amalgama tra quelli un pochino più anziani, quelli di mezzo e quelli molto giovani, insomma, un gruppo molto folto di 17enni, 18enni, quindi, e sarà ancora un'altra esperienza da mettere in questo anno, cioè, quindi un'andata e ritorno con la differenza reti, quindi ancora più esperienza. Io sono contento per questo. Voglio chiudere la nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Se dobbiamo fare il tradizionale gioco dei pronostici, io faccio pendere la bilancia 60 e 40, va? Voglio andare su questi valori a favore del Catania. Però il lato positivo della medaglia per voi può essere quello di non avere alcuna pressione psicologica derivante dall'obbligo di dover conquistare il risultato positivo. Quanto questo può essere un vantaggio? Ma questo potrebbe essere vero, insomma, non lo so, qualche mese fa, non so darti adesso ci siamo,
E pensare, sì, è vero, non abbiamo obblighi, la società, il presidente Canepa non ha mai messo, nessun dirigente ha mai messo pressioni particolari, insomma, hanno chiesto di migliorare di partita in partita e credo che i ragazzi l'abbiano fatto alla grande. È vero che però trovarsi adesso in una finale e pensare come va, non mi piace, non mi piace né a me né tantomeno ai ragazzi. Insomma, ti ripeto, prima una data che è uscita molto quest'anno perché volevo insomma sottolineare quanto abbiano insomma faticato, perché dal 5 settembre, quindi l'ho ripetuto tante volte, è dal 5 settembre che questi ragazzi si allenano tra Covid e tra positivi, perché insomma noi non ne parliamo mai, ma abbiamo avuto credo quattro casi con tutto annesso e problemi. Ci troviamo qua, è vero, senza pressioni, senza dover per forza andare in A1, ma te lo dico insomma onestamente, insomma, mollare adesso Certo, serve arrivato a proprio quel da. punto penso che valga il No, detto, non ne voglio neanche. stiamo ballando e continuiamo a ballare. Assolutamente, assolutamente. Mollare adesso, indipendentemente dal fatto che appunto non è sicuramente la scorsa estate, non è stata costruita una squadra per salire, perché non è così. Però insomma, dei ragazzi ambiziosi, dei ragazzi che meritano, ecco, da allenatore gliel'ho detto, insomma, vorrei ridarmi dietro qualcosa di quello che voi avete dato a me e voi avete dato alla società e cose di meglio, insomma, per una promozione. Quindi sicuramente, insomma, tutti questi pensieri non li abbiamo, ecco, è come se dal primo giorno pensassimo alla 1 e andiamo, insomma, scenderemo in vasca così, con questa mentalità che vogliamo vincere. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Mr. Magalotti per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao, Mister, grazie mille. Ciao, grazie a te, a presto.